Stabilire un pubblico è il dilemma della maggioranza degli imprenditori online e offline. Sai come lo risolvono? Scelgono la strada più semplice ma la peggiore. Il loro pubblico, sai qual è? Tutti! E dopo un po' si accorgono che non hanno raggiunto nessuno. Questo è quello che scrive Marino Baccarini dentro il suo canale Telegram Marketing Consapevole, e lui ha scritto anche un piccolo articolo come trovare la tua micro nicchia sul suo sito marinobaccarini.it. Qual è in effetti il pubblico ideale per la propria newsletter, blog, sito, podcast, che sia quello che è il tuo canale di comunicazione ufficiale online? Come si fa a stabilire? Perché poi la risposta tipica è: ok, sì, mi è chiaro che devo raggiungere un pubblico specifico, ma come faccio a capire qual è il mio? Allora, io direi che per chiarire questo dubbio, problema, ostacolo che tutti coloro che vogliono in qualche modo fare gli imprenditori della loro conoscenza o della loro passione online devono affrontare, è quello di togliersi dalla posizione di io voglio comunicare, voglio raccontare, voglio dire e condividere questo e questo, perché sono le cose che mi appassionano, e sedersi invece nella comodissima poltrona che è: ma chi è veramente il tuo pubblico? Non cosa tu vuoi condividere, ma con chi specificamente lo vuoi condividere. E una volta che è ben chiarito chi sono queste persone, alle quali puoi dare anche un nome e cognome perché probabilmente ne conosci qualcuna, se mi metto nelle loro scarpe, cos'è che loro, queste persone specifiche, vogliono sapere? Quali sono le loro frustrazioni e ostacoli maggiori? Quali sono i problemi che loro incontrano più frequentemente guardando le cose dal loro punto di vista, non sapendo già le soluzioni e dicendo: beh, sai, il mio pubblico è questo, allora bisognerebbe dirgli questo, questo e questo. No! Se il mio pubblico è questo e tu lo conosci e conosci almeno una, due, tre persone per nome e cognome reali che esistono nella vita, che fanno parte di questo gruppo, se ti metti nei loro panni, se domandi a loro quali sono i problemi, per quanto sbagliati, beceri, non dovrebbero pensare a questo ad altro, che loro ritengono di avere, non quindi i tuoi consigli su ciò che loro non hanno ancora capito o non sanno ancora, ma incontrarli là dove loro realmente si mettono da soli per i problemi, le domande e i dubbi che hanno. Ma torniamo alla domanda principale: come faccio a stabilire qual è il mio pubblico ideale? Io penso che per rispondere a questa domanda bisogna capire dov'è che tu vuoi andare, perché se non c'è una meta, non c'è un obiettivo preciso da raggiungere, poi tutto si confonde, non c'è più un perimetro specifico, non c'è più una direzione chiara. Quindi cos'è che vuoi diventare? Diciamolo meglio ancora: chi è che vuoi aiutare a crescere per diventare quello che vuoi diventare? Dice: ma io non voglio diventare nessuno, voglio soltanto comunicare, raccontare, condividere. Perché questo funzioni? La mia esperienza mi dice che è indispensabile che tu scelga un pubblico specifico che vuoi aiutare a risolvere un problema così che possa raggiungere un certo obiettivo, qualunque esso sia. Quindi un'altra domanda che ti puoi porre è: ma dov'è che sei più competente, appassionata o erudito rispetto ad altri? Quali sono i fronti sui quali hai ricevuto complimenti e apprezzamenti in passato da persone che oggi potrebbero far parte di questo pubblico? Cos'è che sai fare
meglio della media degli altri? Perché se rispondi a queste domande in maniera chiara, dovrebbe cominciare a emergere da solo un pubblico di persone chiaro, ben definito, che ha un problema e un obiettivo specifico che tu puoi aiutare a raggiungere. O magari hai già, se pubblichi già online, hai già una serie di pubblici che servi, ma se ne servi tanti diversi, non accomunati tutti dallo stesso problema e obiettivo, alla fine non ne servi nessuno. Quindi il mio consiglio è di sceglierne uno, il migliore, quello ideale. Sì, ma come faccio a scegliere il migliore ideale? Qual è? Io aiuto questi, aiuto questi, aiuto questi e quelli. Come scelgo fra tutti questi qual è il mio ideale? Ma pensa un po', se fosse un gioco e dovessi sceglierne uno solo, quale sceglieresti? Sicuramente ti porresti dei criteri da solo, ad esempio il pubblico che mi fa lavorare meglio, il pubblico che è meglio disposto a pagare e riconoscere il valore del mio lavoro, il pubblico che mi ha gratificato di più, il pubblico che mi crea meno problemi, complicazioni, che poi fa meno domande. Fra i tanti pubblici che servi, sicuramente i vari sottogruppi hanno caratteristiche diverse. Quindi scegli quello che ti dà più soddisfazione. Il pubblico ideale è quello con il quale vorresti lavorare sempre se ne potessi scegliere solo uno, anche se è il gruppo magari più piccolo fra i tanti. Altra domanda, altro punto per chiarificare a che pubblico rivolgersi. Ma questo pubblico che tu hai individuato o che pensi di aver individuato, te lo sei inventato tu nella tua capoccia o esiste sul serio? E qua di nuovo la verifica la fai domandandoti quali sono i nomi e cognomi di due o tre persone che cascano esattamente dentro questo pubblico che tu conosci e che sai per certo che hanno questo problema. Se vai a usare degli strumenti di analisi online come Answer the Public, Answer Socrates, Uber Suggest, che sono strumenti per vedere quali sono le domande che le persone fanno online, ci sono le domande tipiche del tuo pubblico elencate se tu vai a cercare questi temi oppure no? Perché se non ci sono, se non conosci due o tre persone per nome o cognome che fanno parte del tuo pubblico ideale, ma allora te lo stai inventando o stai un passo troppo avanti a tutti gli altri e questo pubblico ancora non è emerso. Ancora meglio, ci sono altri siti, blog, podcast, newsletter sul tema che tu vuoi trattare o tu sei l'unico al mondo che ha avuto questa idea? Perché se ci sono è un buon segno, se non ci sono, no. Ci sono dei gruppi su Facebook, su LinkedIn, sul social media che vuoi, italiano ed estero, che trattano il tema, l'argomento per il pubblico che tu vuoi conquistare? Ci sono appunto riviste, blog, podcast o giornali che trattano questi argomenti o quell'argomento specifico per quel pubblico lì? Se sì, è un buon segno. Se non ne trovi nessuno, non è un buon segno. Quindi, ricapitolando, come trovo il mio pubblico ideale? Facendomi una serie di domande su dove voglio andare io, qual è il mio obiettivo e quali sono le persone quindi che dovrei aiutare a crescere perché io possa raggiungere questo obiettivo, per poter essere un punto di riferimento per loro, un esperto, un consigliere fidato che gli dà dei consigli, delle dritte alle quali loro si affidano in maniera sistematica per avere indicazioni. E una volta che riesco a rispondere a queste domande e a identificare questo pubblico, dovrei, per validarlo, mettermi nelle loro scarpe, capire quali sono i loro reali problemi, non le cose che gli voglio dire io, e vedere se questi problemi già qualcuno li tratta, già ci sono dei siti, dei canali, dei media che trattano questi argomenti qua.
Dice, ma non è meglio entrare in un campo dove non c'è nessuno? Sì, ma è molto difficile che oggigiorno ci siano dei campi dove ancora non c'è nessuno che ne parla. Non impossibile, ma molto difficile. Quindi il mio consiglio è, guarda che forse è meglio se c'è già qualcosa là fuori, perché se questa cosa è solo tua, è più probabile che te la sei inventata nella tua testa che non sia realmente là fuori. Una volta che ti sei chiarito o chiarita su tutti questi punti, la cosa pratica più importante da fare è stendere una lista dei problemi essenziali che questo pubblico ha. Perché elencando quali sono i loro problemi e esigenze principali, tu riesci a costruirti una immagine mentale più chiara di qual è il tuo pubblico e hai immediatamente un punto di partenza dal quale iniziare a fornire informazioni, contenuti, strumenti, risorse dritte al tuo pubblico in linea con le loro esigenze. Io sono Robin Good e questo è il podcast Da Brand a Friend. Il mio compito, la mia missione è quella di mettere le ali ai piccoli imprenditori della conoscenza, a coloro che hanno una grande passione, un know-how spiccato, forte, di spessore su qualsiasi argomento e vogliono costruire intorno a questa conoscenza l'opportunità di crearsi un proprio, chiamiamolo così, lavoro online, l'opportunità di diventare economicamente indipendenti, praticamente trasferendo la loro conoscenza, la loro capacità di stare alcuni passi avanti ad altri in un'opportunità per rendersi utili, per creare valore, per coltivare relazioni e poter da questi elementi cardine far emergere opportunità di guadagno e di introiti. Se vuoi essere affiancato, se vuoi avere l'opportunità di dialogare, scambiare con altri imprenditori che fanno parte di questa categoria, se ti piacerebbe poter avere un mio video report sul tuo canale social preferito, sulla tua prima newsletter, sul tuo blog o sito web, non devi far altro che andare su patreon.com/robin-good e valutare se vuoi provare a diventare mio sostenitore o sostenitrice. Mi daresti una grandissima mano perché in questa maniera mi consenti di continuare a fare ciò che faccio dal 2000 ad oggi e mi dai la possibilità di aiutare ancora più imprenditori e individui a poter percorrere questa strada. Altrimenti ti invito a seguirmi su Telegram cercando Robin Good Italia o Marketing Online per imprenditori indipendenti.